Non li capisco. Chi? I giovani di oggi. Certo, gap generazionale. L'incomunicabilità è un classico. No, no, non è che non li capisco, nel senso che non condivido scelte e comportamenti. Proprio non li capisco. Ma in che senso? La lingua. La lingua? Ma sì, ma non, l'italiano, non è il mio italiano. E poi ascoltano il trap. Non ridono, dicono lol. Le lingue evolvono. Anche l'italiano un giorno finirà. Oddio, pensa a studiare l'italiano come lingua morta. Oh, non farmici pensare. Ma sì, con le dispute fra italianisti, no? Come quelle fra latinisti. Cesar versus Cesar. Oddio! Diranno, la cucina italiana era famosa per la pasta schiutta. Pasta e checchi? Prosciutto! No, prosciutto no! Prosciutto di Parma! Prosciutto di Norchia! E basta con sto prosciutto! Ma dai, forse vorrà dire che staremo andando verso una sintesi di linguaggi. Una lingua universale. Una metalingua. Un oltre. Un di più. Un viaggio lungo cambia lo spirito. Tu nel mentre parli non sei spiritoso, neanche un minimo. Lacrime sui tuoi eyes io non ce le spreco mai. Piuttosto ti faccio bye, resto solo, foite proprio niente dei tuoi scazzi live. Live. Quella volta ti presentai ai parenti come mia lei. Se non fosse che sei un po' fake, troppo flame. Me ne andrei fra te, fossi in te, hey, io farei solo Gucci Gang, Fendi Flex. Every day. Swish un blunt, a Swishland, Blame Blow, i Beatles, Blessing, Tic Tac. Ma i giovani d'oggi ascoltano questo. Swishano i blunt. Fanno Gucci Gang. Fendi Flex. Every day, Blame Blow, come i Beatles. Blame Blow, come i Beatles. Ma magari può funzionare questa nuova lingua. C'è qualcosa in italiano che magari non ha nessun'altra lingua al mondo. Dici qualcosa di intraducibile, magari. O magari una di quelle parole che ha un significato e poi l'opposto. A trovarle, ma magari non ce ne sono. Sarebbe bello, anche una sola, magari. Certo che se poi la trovi. Pensa che roba, una parola intraducibile solo per noi italiani. Magari la trovassimo. Magari. Questo lei trova che sia migliore, diciamo, questa egemonia tecnologica o tecnocratica sulla lingua che non l'egemonia letteraria? Ma cosa vuole? Non è né migliore né peggiore, questa è la realtà. Io tendenzialmente certo tendo ad amare di più alla guida di una lingua nazionale una lingua letteraria, ma se questa lingua invece che sia letteraria è tecnologica non posso far altro che prenderne atto.